E allora amici, eccoci arrivati a Santa Marinella, manca solo qualche centinaio di metri e saremo nella città, una nuova città, piccola città balneare da visitare. E venite insieme a noi, andiamo a vedere, andiamo a curiosare. Dai, vediamo. A bordo del nostro camper, continuando a seguire dove ci porta la statale Aurelia, lasciamo Civitavecchia per arrivare alle porte di Santa Marinella. Tra le due città rivierasche non c'è molta distanza e proprio per questo abbiamo percorso la strada che costeggia il mare. Ci immedesimiamo in un simbolico etrusco che camminava sul mare dell'Alta Etruria, dove la Maremma continua ad esaltarsi nel Lazio, è arrivato fin qui e proseguirà il suo cammino fino a dissolversi nella città eterna. Anche Santa Marinella è testimone di quel passaggio che ritroviamo in alcuni siti archeologici. Nel IX secolo avanti Cristo il primordiale insediamento prese il nome di Punicum, diede origine all'abitato più ampio e al porto di Pirgi, divenuto poi centro di scambi commerciali molto importanti per gli Etruschi prima, ma soprattutto per i Romani in seguito. Il centro abitato si affaccia sull'Aurelia che lo attraversa, distendendosi poi verso i monti della Tolfa che proteggono il territorio dai venti di Levante. Questa città dove il mare trasmette energia hanno vissuto momenti importanti della loro vita grandi personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nel tempo. Qui Guglielmo Marconi conobbe la sua consorte che gli darà la figlia tanto desiderata, Elettra. Il grande scienziato sperimentò proprio in questo territorio le prime forme di radiotelefonia mobile. Anche Eugenio Pacelli, che poi divenne papa, fin da giovane ha trascorso le sue vacanze nella villa di famiglia situata lungo la via Aurelia. La mondanità degli anni 60 spesso ha manifestato qui tutto il suo carisma, portando tanti VIP dell'epoca, tra cui Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, che venivano a ritirarsi nella loro villa tra gli scogli sui quali frangeva un mare romantico e carico di significati. Santa Marinella, tra presente e passato, ancora trasmette con la forza delle sue radici energia positiva. Castello De Scalchi, ricavato da una villa romana del precedente centro abitato nominato Castrum Novum, arriva fino a noi passando attraverso la famiglia Barberini, che nel 1887 cedette la proprietà ai principi Odescalchi, avi degli attuali proprietari. Il piccolo porto, ben protetto dai venti del nord, sembra distendersi ai piedi dell'imponente castello, regalando a chi lo frequenta immagini e sensazioni di rara bellezza.
Santa Marinella, denominata Perla del Tirreno, porta con sé un altro gioiello che gode dello stesso fascino legato all'eternità, Santa Severa. Con il camper proseguiamo attraversando tutto il meraviglioso litorale di Santa Marinella per raggiungere il tratto di mare che la storia ci indica come Pirgi. Qui presente e passato si fondono senza alternative. Guardando il mare è evidente comprendere l'importanza che poteva avere per gli Etruschi prima e per i Romani poi questa costa ora frequentata da ignari bagnanti e barche alla ricerca di tranquillità. Osserviamo il mare scivolare sulla battigia, tentando di immaginare il fervore commerciale che poteva esserci tra queste rocce che sporgono dall'acqua apparentemente ignare del loro passato. A Santa Severa è sorto un piccolo centro abitato che si è sviluppato negli anni 60 e che ora tenta di mantenere quel clima senza scadere nell'oblio della massificazione. Questo luogo incantato è il castello con il suo fascino medievale che tiene la barra dritta dell'attenzione storico-culturale. Nel XIV secolo, in questa frazione di Santa Marinella, secondo la tradizione cristiana, la giovane Severa con i fratelli Caladino e Marco furono martirizzati e ancora oggi, in una chiesa paleocristiana a lei dedicata, ci sono segni evidenti di quello che accadde. Attualmente il castello è meta di molte visite turistiche e culla di eventi culturali. Al suo interno ospita un museo archeologico molto importante che espone reperti recuperati in questo tratto di mare. Il caldo torrido, l'ansia di proseguire il nostro viaggio, ci riporta sul nostro camper che ha atteso con pazienza nel parcheggio a lui riservato, per poi accoglierci ormai al tramonto prima di ripartire. Il mattino seguente, con l'aria terza che profuma di mare, si parte di nuovo per raggiungere il terzo gioiello del Tirreno centrale, la Dispa. Il primo impatto entrando in città ci lascia perplessi per la quantità di macchine che circolano sulla strada. Inoltrandoci nella zona più centrale, ci ritroviamo immersi proprio come nelle grandi città metropolitane. In lontananza, da una piazza, si intravede il mare e allora ci dirigiamo lì, con la speranza di trovare un ambiente più consono a quello che cerchiamo. E finalmente si vede il mare. Il mare, dove l'azzurro del cielo si tuffa nell'acqua. Acqua che oggi si agita a causa del vento che si è alzato. Su questo litorale è complicato trovare il parcheggio per il nostro camper, ma alla fine troviamo una sistemazione temporanea. Laura, con le indicazioni che ha ricevuto, mi invita a seguirla per intervistare il nostro esperto di La Dispoli,
il dottor Antonio Porfino, subacqueo appassionato di fotografia e buon conoscitore di questo luogo. Senti Antonio, io voglio presentarti ai nostri amici che stanno guardandoci in questo momento. Antonio Porfino è medico, cardiologo, professionista della medicina, ma non solo, è un subacqueo di lunga data, è un subacqueo appassionato di mare che ama questo luogo in modo particolare, questa città, che ormai è una città possiamo dire perché insomma c'ha molte costruzioni, ma c'ha un retro storico interessante da scoprire. Allora, sai dirci qualche cosa che riguarda come nasce la Dispoli? La Dispoli, questa zona qui non è proprio la Dispoli, è Paolo ancora. La Dispoli comincia da circa 100 metri più avanti. E questa zona va da prima del castello di Paolo, quindi dalla vecchia posta, diciamo, che era la vecchia casa di Borghettil, fino a 100 metri da qui, che c'è dopo, diciamo, questo funiciacolo che tu hai visto, sì, sì. Dopo il ponte inizia la Dispoli. Questa è la zona forse che ha più scavi storici, cioè nel senso, questa è una zona etrusco-romana, una zona dove sono sorte... Come tutto il percorso che noi stiamo facendo con il camper. Sì, questa è una zona di ville imperiali, tant'è vero che abbiamo qui sotto un piccolo reperto con un mosaico di epoca romana e di una villa imperiale. Una villa imperiale non dobbiamo immaginare la villa di oggi, ma una villa di qualche ettaro, quindi abbiamo quel reperto lì e altri reperti che sono nella parte posteriore e circa 200 metri più sotto. I romani si trattavano bene, gli etruschi erano un pochino più moderati, ma i romani si trattavano bene. E a seguire questa, a San Nicola c'è la villa di Augusto. Beh, tutti luoghi interessanti, però noi sì ci interessiamo della storia, la vogliamo conoscere per carità, ma parliamo anche del mare, perché è importante sapere che cos'è e com'è il mare di La Dispoli. Il mare di La Dispoli è un mare che anche lì ci abbiamo avuto tanti reperti storici. L'acqua è migliorata molto. Adesso, soprattutto se uno fa le immersioni verso Torre Flavia, l'acqua è più limpida. Cioè appunto, cogliamo l'occasione, amici, purtroppo abbiamo sempre poco tempo quando vogliamo parlare con i nostri amici esperti. Parlavamo appunto delle secche di Torre Flavia, che è uno dei punti più importanti, se non ho capito sì, male. Sì, diciamo che Torre Flavia è a metà fra due porti etrusco-romani. Uno era quello di Anzium, che stava di fronte al castello di Paolo, nasceva lì di fronte, probabilmente ora non ci sono neanche le rovine perché è a largo, e il porto di Pirgi che stava a Santa Severa, quindi c'era un passaggio di navi. Ecco, ci puoi parlare un po' del fondale, insomma? Il fondale davanti alla Dispoli praticamente è sabbia, proprio davanti alla Dispoli. Gli scogli si trovano o diciamo davanti al castello o davanti a Torre Flavia andando verso nord. E è uno scoglio basso, non è uno scoglio alto. Possiamo trovare dei... Lo chiamavano ai tempi fungaia bassa. Tipo no? Fungaia bassa, esatto. E con grossi, diciamo, buche dove dentro ci girano saraghe, ci girano rate. E c'è qualche scoglio più alto, forse... Proprio perché il mare è risalito, adesso abbiamo una spiaggia che quando ero bambino io era il doppio praticamente, sì, sì. Dove ci stanno queste cose antiche e dentro c'era anche qualche aragosta all'epoca quando ci immergevamo. Interessante. Era interessante. Questa sabbia scura, diciamo un po' se tu sai quali sono le motivazioni, perché è così. È una sabbia carica di ferro. Io so che negli anni 60 venivano appositamente a fare le anche famose prima. Sabbiature. Anche prima. Anche prima, sì. Anche prima. E dici un po'. Niente, soprattutto in questa zona qui, che è sempre stata spiaggia libera, la mattina arrivavano presto queste persone, e noi le vedevamo anziane, ma
grosso modo erano le tapie di adesso, e preparavano queste, diciamo, queste, ma non erano delle fosse, ammucchiavano la sabbia sui fianchi in modo che si riscaldasse. Verso l'ora di pranzo poggiavano dentro un asciugamano, un altro si metteva una torta e poi si coprivano. Io, prima di chiudere questa intervista che ti stiamo facendo, ti ringraziamo, Canale 10 ti ringrazia, Incontri nel Blu ti ringrazia, e ti ringrazia anche il camper, che poverino a tutto camper l'abbiamo dovuto lasciare a una specie di parcheggio che abbiamo trovato, e Laura sta tenendolo sotto controllo. Ma parlare della città moderna che sta crescendo, perché io sono rimasto impressionato, dopo tanti anni sono tornato qui e ho visto qualche palazzone. La cittadina è una bella cittadina, ampia, c'è di tutto, organizzata bene sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista turistico, diciamo. Io mi ci trovo bene, non dico tutti i fine settimana perché non sempre la mia professione me lo permetta, ma come posso scappo. Bene Antonio, ti ringraziamo, e abbiamo così rubato un po' di notizie per cercare di capire meglio e studiare meglio questa città, che oggi chiamiamo città, ma forse proviene da un piccolo centro che poi si è sviluppato nel tempo, come d'altra parte in molti luoghi è avvenuto questo. Bene, allora andiamoci a fare una visitina alla città, e al lungomare in modo particolare, e anche al mare. E allora amici, venite con noi, andiamo a visitare il mare. Appena arrivati alla Dispoli siamo rimasti interdetti sulle possibilità turistico-ricreative, ma una volta raggiunto il litorale ci siamo fortemente ricreduti. Si potrebbe dire che qui ci sono due anime molto diverse tra loro e che fortunatamente, grazie all'aria pulita e al suo mare, prevale quella più dedita alla natura. L'esempio più grande lo abbiamo proprio nella spiaggia di Torre Flavia, dove c'è un parco bellissimo con persone meravigliose che amano il territorio e grazie proprio alla loro cura abbiamo tutti la possibilità di godere di questo inaspettato spettacolo della natura. E allora amici, eccoci qua su questa meravigliosa spiaggia. Non siamo ai Caraibi, amici miei, ma siamo esattamente alla Dispoli, e alle mie spalle c'è Torre Flavia, un reperto archeologico molto interessante legato alla storia. Credo che sia stato riallestito da una villa, ex villa romana, dalla famiglia Orsini. Credo che sia stato riallestito come torre di avvistamento, come torre per la difesa di questo luogo. Questo luogo è meraviglioso perché rimaniamo estasiati a vedere come contrasta la città di La Dispoli, che è una vera e propria città, e questo posto che sembra di trovarci veramente in un'oasi paradisiaca. Abbiamo attraversato il monumento naturale, perché così è stato giustamente definito, della palude. Ecco, e abbiamo qui il responsabile del parco, il nostro amico, siamo diventati amici io e Corrado, perché lo abbiamo proprio cooptato per poter conoscere questo posto. Proprio veramente io non ho parole per descrivere quanto è bello, e soprattutto bella è la sensibilità, poi magari ce ne parlerà proprio Corrado, da parte dei giovani, in modo particolare che c'è questa iniziativa, il progetto Isola del Tesoro, ci dirai qualcosa, che vede coinvolgere 3.000 studenti, se non ho capito male, per difendere la natura, questo monumento alla natura, che è una cosa importante. Ma parlaci tu di questa cosiddetta palude, ma
certo. Mi pare che c'è poco. È una zona umida, d'estate molto chiaramente si asciuga ed è un punto di rifornimento, è una stazione di servizio per centinaia di specie di uccelli che dall'Africa, dal Sub-Sahara, si fanno il Sahara, il Mediterraneo, arrivano, vedono acqua dolce vicino al mare e quindi praticamente si riempie soprattutto aprile, maggio, giugno di cavalieri d'Italia, fenicotteri e poi d'inverno le anatre. Abbiamo tantissimo. Meraviglioso, meraviglioso. E bello è anche così questi ragazzi, così io credo che voi siete dei volontari, no? Sì, esatto. Dici quando è scattato in te questo desiderio di voler difendere questa natura in modo particolare? Sicuramente da molto tempo, perché io conosco questa zona molto bene perché ci venivo da piccolo, ma soprattutto quando mi hanno detto che tramite il servizio civile potevo sia sorvegliare che mantenerla in ottimo stato, ho detto devo assolutamente farlo. Grande, 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 sti ragazzi veramente in gamba. Dici anche tu la tua, dai. Io sto posto lo conosco, vabbè, da quando faccio parte di Scuola Ambiente, che è un'associazione dove raccogliamo... La scuola è importante, è stato, no? Sì, è un'associazione cui faccio parte da 3 anni, veniamo a raccogliere rifiuti pure attraverso Campo di Mare, l'area nord della Palude, e veniamo pure qui a Torre Flavia. Bene, invece tu? È per avere l'opportunità, diciamo, di scoprire al meglio questa zona, perché ovviamente può essere poco conosciuta e poi tutti la riconoscono principalmente per il monumento, ma dobbiamo vedere che ci sta molto di più in questa zona. Bravo, è vero, è vero, è verissimo, dovete venire a visitarla perché rimarrete meravigliati per la bellezza. Senti Corrado, qui c'è un uccellino particolare, ce ne parli un momentino prima di lasciarti libero? Certo, allora qui c'è il fratino, una specie che in Italia è ridotta al lumicino. Ci sono poche coppie in tutto il Lazio, quest'anno solo 3 coppie stanno allevando i piccoli. I pulli è una specie che nidifica a terra, sulla sabbia, con le uova identiche al colore della sabbia. Stiamo facendo insieme a un gruppo di volontari eccezionali di tutto per chiudere le zone di nidificazione dove questo uccello mette le uova a terra ed è diventata un'attrazione. Praticamente come un po' la tartaruga marina, adesso anche il fratino sta sulla spiaggia e il piccoletto per un mese vaga in mezzo ai bagnanti. Quindi se volete vedere un pulcino che vaga in mezzo ai bagnanti. Abbiamo capito, amici, che fare cultura significa difendere meglio questa bellissima natura, fa quasi rima se vogliamo. E allora amici, proseguiamo il nostro viaggio e iniziamo a fare il percorso di ritorno e ci rivediamo più tardi. La conoscenza di questo luogo è andata increscendo e speriamo che continui così, ora che ci portano con un'imbarcazione sulla secca di Torre Flavia, dove, se siamo fortunati, incontreremo la foresta di Posidonia che mantiene alto il livello dell'equilibrio biologico di questo mare. Scendiamo rapidamente sott'acqua, perché il mare fuori è mosso tanto da impedire lunghe permanenze in superficie. Troviamo fortunatamente, per un raro gioco delle correnti, acqua limpida più di quanto potessimo immaginare. Ed ecco apparire subito davanti a noi la macchia verde brillante delle numerose posidonie che sembrano danzare spinte dalla corrente. La posidonia è una vera e propria pianta con radici potenti che cresce e vive in mare. Si può incontrare generalmente a basse profondità, ma a volte cresce e prospera anche a quote più profonde. Tutto dipende dalla possibilità di penetrazione dei raggi solari nell'acqua. In questo groviglio di foglie ondulanti vivono e si moltiplicano molte specie di pesci che in questa secca, a largo della torre, sembrano essere stanziali e molto confidenziali con i subacquei.
Questo è veramente un buon segno, che indica una buona conoscenza dell'ambiente da parte di chi lo frequenta. Ed è proprio con un sorriso carico di gioia che salutiamo i nostri amici pesci prima di guadagnare il breve percorso che ci riporta sotto l'imbarcazione che ci ha atteso pazientemente nonostante le onde sempre più imponenti. Negli occhi e nella mente sono ancora forti le immagini dell'immersione, ma il viaggio deve proseguire e il nostro amico camper ci attende per completare il percorso stabilito. E allora amici, ecco, termina così anche questo appuntamento. Ci dispiace anche terminare perché effettivamente veniamo da un posto stupendo che si chiama la Dispoli, che si chiama la spiaggia di Torre Flavia, cosa che non avremmo mai immaginato, almeno per chi non la conosceva, e anch'io non la conoscevo, e ho potuto constatare la bellezza di questa realtà naturale. Realtà che è proprio alle spalle della grande città, piena di macchine, palazzi, case e casette. Però qui il paradiso c'è, è presente e non abbiamo bisogno di andare in giro per il mondo a cercare chissà che cosa, ce lo abbiamo qui in casa nostra, quindi veniamolo a trovare e impariamo soprattutto a difenderlo, questa è la cosa più importante. Bene, ora ci spostiamo e continuiamo il nostro percorso e andiamo ad Ostia. Ostia ha molte cose da doverci dire, da doverci mostrare. Ma non ve lo dico adesso, ma ve lo racconterò nel prossimo appuntamento. E allora amici, vi saluto e vi aspetto insieme a me ad Ostia. Ciao!